all'aglio rosso di Sulmona. Formaggi freschi, Primo Sale e Giuncata. Tolos nell'Ecomuseo di Abateggio. Dare vita al ferro, incontro con il maestro Filippo Scioli. Salve cari amici e ben ritrovati con una nuova puntata di Abruzzo, dalla terra al mare, la trasmissione che vi racconta l'Abruzzo dal punto di vista dell'agricoltura, del turismo, dell'ambiente. Che bello l'Abruzzo in questo periodo, con la natura che fa questa esplosione di colori e di profumi. E tanti sono gli eventi tornati in questo periodo. Pensiamo a cantine aperte con questo enoturismo che piace sempre di più. E poi è tornata anche a Lanciano la Fiera Nazionale dell'Agricoltura. E noi lì abbiamo scoperto, incontrato un produttore dell'aglio rosso di Sulmona. Di Sulmona e stiamo con un produttore, Fabio De Simone. Vogliamo sapere tutto sull'aglio rosso. Allora, l'aglio rosso è un prodotto tipico d'Abruzzo, diciamo proprio della Valle Peligna, che comprende appunto Sulmona e dintorni. È un prodotto IGP che adesso stiamo aspettando la denominazione protetta, che fra breve l'avremo. Allora, qual è la differenza dell'aglio rosso di Sulmona e l'aglio rosso in generale o altri tipi di aglio? Che il principio attivo dell'aglio rosso, l'allucina, nell'aglio rosso di Sulmona c'è il 30%, invece negli altri agli arriviamo al 10 al 15%. Questo principio attivo mantiene l'aglio che si mantiene di più nell'arco del tempo, infatti l'aglio rosso di Sulmona si svuota verso maggio-giugno, quindi dura quasi un anno, e poi è profumato, quindi quando lo usi in cucina ti dà quella sensazione, quell'odore fantastico. Infatti i migliori chef solo Sulmona prendono, non usano altri tipi di aglio. È un prodotto che è conosciuto in tutto il mondo, non solo in Italia, è apprezzato appunto da parecchi. La coltivazione? La coltivazione si svolge, la seminatura dal fine novembre, anche inizi di gennaio massimo. E poi la cosa importante è che bisogna togliere le famose, in dialetto, le tolle, a Sulmona si chiamano le zolle. Sarebbe il fiore floreale che nasce al centro della pianta e il periodo da metà maggio a inizi di giugno viene tolto. Che se non si toglie questa tolla l'aglio rimane piccolo, non cresce, perché tutta la forza dell'aglio poi va sulla pianta e non cresce come bulbo. L'aglio rosso di Sulmona come grandezza non è tanto grande, quando si vedono quegli agli grandi è sempre spagnolo o francese, quindi bisogna stare attento. Prendiamo una treccia, no? Così. Che è una misura tipica del 40-50. Si fanno trecce da 27 teste, da 25, poi dipende come l'uso della vendita. Voi fate anche dei prodotti derivati, insomma, dall'aglio. Sì, appunto la famosa zolla, che si fanno dei vasetti, si mettono sotto olio e si vendono in vasi. E non ha il sapore dell'aglio? Qualcosa? Molto, molto meno dolce, più dolce, quindi è mangiabile su una bruschetta con la pasta. Infatti si fa pure la frullatura della zolla, che diventa una crema, che si mette appunto e ci si possono fare anche delle frittate. E qualche proprietà? C'ha molte proprietà l'aglio. È benevole per la pressione, ma non è che abbassa la pressione, la stabilizza. Quindi uno spicchietto d'aglio la mattina presto, piccolino, sbucciato, si deve ingoiare senza masticarlo. Poi siccome è molto digeribile, quindi sia per la pressione sia per il flusso del sangue, sia come antibiotico naturale, allarga le vene, in poche parole. Vasodilatatore, esatto. E queste sono le proprietà proprio dell'aglio rosso di Sulmona. Infatti parecchie case farmaceutiche vengono proprio a Sulmona a prenderlo, che ci fanno appunto degli prodotti antibiotici e farmaceutici. Dalla terra al mare, ogni settimana è un viaggio alla scoperta di tante cose, sia per noi che per voi. Siamo andati in un caseificio.
continuiamo a parlare di donne, donne che hanno scelto di dedicarsi all'agricoltura. E con me Giuseppina Bravo, noi siamo a Castelfrentano in provincia di Chieti. Giuseppina Bravo a un certo punto della sua vita ha deciso di comprare mucche da latte. Sì, ho deciso di comprare le mucche da latte per dare una svolta a questa attività che non doveva essere soltanto di agricoltura nel senso di produzione di cereali e fienagione. E poi oltre il latte ho pensato di accollarmi anche questa attività del caseificio. E quindi lei è una casara, così si dice? Sì, oramai dopo 22 anni si acquisisce tante di quelle di esperienze che mi definisco una casara. E anche beh, così, maestra casara, possibile? No, maestra è un po' troppo, però una casara a tutti gli effetti. Le prime cose che si fanno nel caseificio al mattino, dove ci si alza presto ovviamente, è la giuncata e il primo sale. Vogliamo far conoscere ai telespettatori qual è il procedimento e che cos'è la giuncata e poi che cos'è il primo sale? Allora, il procedimento è quello di portare il latte direttamente uno stanzino adibito alla refrigerazione del latte, lo porto nel caseificio e a giusta temperatura si mette il caglio e dopo una ventina di minuti si crea questa cagliata. Poi la vado a rompere molto delicatamente e faccio la giuncata. Lei ha detto una cosa molto bella quando stavamo seguendo il procedimento: bisogna fare con lentezza, chi ha fretta non può fare sto lavoro. No, è una cosa che va fatta con delicatezza, va trattato con delicatezza il latte, perché dal latte poi escono tante di quelle meraviglie che è da vedere. È bello dire il latte delle meraviglie, no? Allora, torniamo a questa giuncata. Facciamo la giuncata, dopo la giuncata si fa il primo sale, si continua la rottura della cagliata che prima è un po' più grandicella per la giuncata, poi va sempre mano a mano un po' più rimpicciolita fino a un chicco di riso e si fa il formaggio che è un primo sale. E poi dipende, si parte sempre dal primo sale, possiamo fare tutto quello che vogliamo, dal formaggio aromatizzato con noci, rucola, peperoncino, noci, rucola e peperoncino tutti insieme, il tartufolo, zafferano, possiamo fare tutto quello che vogliamo. E poi il formaggio, sempre primo sale, possiamo sempre stagionarlo anche a una stagionatura di 2 anni, cosa che a me non succede perché si finisce prima. Parliamo del consumo, la giuncata va consumata subito? Sì, la giuncata va consumata nel giro di 2 giorni al massimo. Mentre il primo sale? Il primo sale non ha una scadenza, ognuno lo mangia quando vuole. Questo è il suo regno, bellissimo regno. Come si è potuto conciliare la famiglia con questo lavoro? Ma oddio, ci si riesce benissimo perché la famiglia, ognuno si prende le sue responsabilità, il suo lavoro, io mi dedico al mio lavoro. Alla scoperta delle meraviglie del latte. Sicuramente. Abruzzo, dalla terra al mare, andiamo anche alla scoperta di scorci particolari della nostra regione, e ce ne sono tantissimi. Andiamo alla ricerca di borghi, andiamo alla ricerca di segnali di una storia che ci fanno riflettere ed emozionare. Siamo andati ad Abateggio e abbiamo scoperto i Tholos. Un salto nel passato, nel villaggio Tholos, nell'ecomuseo del Paleolitico ad Abateggio, in provincia di Pescara. Un museo all'aperto dove troviamo delle capanne ricostruite in pietra a secco, architetture povere, tipiche dell'ambiente agropastorale abruzzese. Ambiente suggestivo quello dell'ecomuseo, nato da un'idea dell'ex sindaco Antonio Di Marco e che negli anni è diventato meta di tanti turisti attratti dal paesaggio e dalla storia che racconta.
Le capanne a Tholos venivano costruite da pastori e contadini come ripari. La loro forma ricorda i trulli pugliesi e sono chiamati in dialetto paiar, tipici della Maiella nordorientale. Sono capanne realizzate utilizzando il materiale disponibile sul posto e venivano realizzati ambienti a pianta circolare, quadrata o rettangolare. Per la copertura veniva adottata la tecnica della falsa cupola, sovrapponendo cioè cerchi di pietre leggermente aggettanti verso l'interno sino a chiudere completamente la luce. Nell'Appennino centrale e in particolare in Abruzzo, l'eversione feudale, la crisi della pastorizia e il notevole incremento demografico nella prima metà dell'Ottocento hanno determinato la messa a coltura dei terreni della media montagna. Probabilmente l'estrema indigenza dei nuovi coloni non ha permesso loro di costruire abitazioni tradizionali, orientando la loro scelta sulla costruzione a secco, economica e veloce da realizzare. È lecito immaginare una prima fase di sistemazione dei campi con muri di sostegno e recinzione per passare in seguito alla costruzione di una capanna ove trascorrere le notti nei periodi di maggior lavoro e riporre attrezzi e prodotti agricoli. I Tholos sono stati descritti per la prima volta nel 1876 dal chietino Giovanni Chiarini, ma solo nel 1992 uno studio di Edoardo Micati tenta un censimento completo dei migliaia di Tholos presenti sulla Maiella, sul Gran Sasso, sulla Montagna dei Fiori. Tra le zone citate, la Maiella risulta essere la più ricca di tali capanne, circa il 75% del totale, che sono diffuse fino a 1850 metri di quota. Quelle pietre raccontano la dura vita dei pastori transumanti. Il Tholos è il simbolo del Premio Nazionale di Letteratura Naturalistica Parco Maiella, che ogni anno si svolge ad Abateggio. Abruzzo, dalla terra al mare, in qualche puntata fa abbiamo parlato delle pizzelle o ferratelle, insomma questi dolci buonissimi e tipici abruzzesi. Poi siamo andati a trovare un fabbro, siamo andati a Guardia Grele per farci spiegare come nasce il ferro per fare le famose ferratelle, ma ci ha detto anche tante altre cose e anche molto simpatiche ed interessanti. Nella bottega di un fabbro che è un personaggio qui a Guardia Grele, Filippo Scioli, che è fabbro da tante generazioni. Oggi vogliamo parlare del ferro per fare le pizzelle. E questa è una tradizione antica, le pizzelle o ferratelle venivano fatte da tanti anni. Sì, era il tipico dolce, diciamo, che si faceva con poca farina, qualche uovo e un pochettino di zucchero. D'altra parte, sono cresciuto proprio, ma mamma, ogni volta che noi facevamo i ferri per fare le pizzelle, mamma li doveva provare, perché se no si staccava, se erano fatti bene. Ecco. Lei tra l'altro è vice campione mondiale di forgiatura, ma come si fa questo ferro per le pizzelle? Allora, si inizia da un ferro piatto, che può essere il 100, 120, magari 200 di larghezza, 180 di larghezza. Poi si parte da un disegno romboidale. I rombi possono essere fatti un po' più allungati, dipende dal cliente cosa vuole, oppure se mi lascia fare lo faccio io questo ferro pizzelle. Quindi le fa prima il disegno e poi? Prima il disegno, una volta che ho disegnato lo marco con uno scalpello, perché se vado in fucina e metto questo disegno qua non lo vedo più, perché mi si cancella, diciamo, il fuoco se lo mangia. Invece adesso, siccome è marcato con uno scalpello, io adesso lo vado a mettere a caldo e sempre con lo scalpello faccio i solchi.
inizio con questo più piccolo come forma, al fine questo addirittura ci avrà, boh, non lo so, 60 anni questo scalpello, e poi si fa il solco con questo qua a rifinire. Comincia a venire fuori. Sì. Questa è la parte più faticosa. Più faticosa, poi deve essere rifinito. Per fare un ferro delle pizzelle ci vuole un giorno. Adesso si fa con le frese, è una cosa molto più semplice, ma dobbiamo. Ecco perché non ci stanno più fabbriche che fanno i ferri delle pizzelle. Adesso mi è rimasto, dopo tanti anni, che li ho persi tutti, magari sono spariti, l'unico stampino che è una stella per poter fare. Vedi? Erano oggetti fatti a mano, lo scorpione, la mezzaluna, personalizzare sì, e poi c'era il disegno, se era un casato si faceva il disegno della persona che voleva, e quando stampavi tutto al contrario i numeri e il disegno si faceva, quando poi si faceva le pizzelle veniva fuori il casato, la data di quando era stato fatto. Questo era il ferro. Insomma, in questa bottega ci sono due elementi più uno fondamentale: fuoco, ferro e intelligenza e creatività. È il cuore. Qui, adesso? Adesso, questo è un ferro delle pizzelle, se lei va a vedere, 1968, è quando io mi sono sposato. Questo l'ho fatto per la mia moglie, quando c'è stato il ricevimento. Ovviamente, come diceva prima, i numeri sono al contrario, perché al contrario, quando vengono, diciamo, stampati, sì, così è, così è. Invece questo è un oggetto veramente d'arte, anche perché lì, fammelo vedere, perché qui ci sono poi tanti simboli. Sì, ci sono gli uccellini, guarda, c'è la stella, gli uccellini, vedi gli uccellini, questo qua, questo è un fiore, il Giglio Fiorentino, e questa è sempre la stella che ho fatto io prima, che ho fatto vedere. Allora, a tre, però questo è diverso da questo qua, che è più moderno, che ha i manici saldati. Chi ha fatto questo, il manico è un solo pezzo, vedi? È un solo pezzo. Questo veramente, devo dire, è arte. Questo è uno. Poi qui c'è lo stemma del casato, vedi? Vedi? Poi il fabbro non è che faceva solo questo, faceva tanti attrezzi da cucina. Le faccio vedere adesso un'ascia, non per i rami, ma è un'ascia che usava per tagliare la carne, spezzare il coniglio. Ed è c'ha un nome, 1840, la A, e qui c'è un gallo. Questo qua, se lei va a vedere la forma, perché è così? Perché quando tagliavano la carne si metteva così, vedi? Non è più così. Ecco, questi qua. Questo è un gufetto fatto, le faccio vedere il materiale. Guarda, questo è il materiale che io uso e viene fuori questo. Invece con quest'altro materiale così lungo,
faccio questo gnomo. Ma da che età lei fa questo? Ci sono nato, Fabbro, sono nato, guarda, 13 anni ho fatto un martello, è la mia passione. Vuoi sapere dove vado a fare il fabbro? Io, invitati, Barcellona, Francia, due volte all'anno in Germania, tutti gli anni in Repubblica Ceca, dove ci sta una delle maggiori scuole in Europa, di cui l'insegnante di quella scuola ha imparato da me, qui è stato. Concludiamo con questo ferro di cavallo che ci porti tanta fortuna in una trasmissione che si intitola Abruzzo dalla terra al mare. Abruzzo dalla terra al mare @rete8.it, questa è la nostra mail. La trasmissione si conclude qui, ma si conclude con i ringraziamenti di sempre. Grazie da me Gioia e grazie da Alex che è dietro la telecamera e cura tutta la parte tecnica. Alla prossima!